Casinò e gioco d'azzardo, una metafora per descrivere una corsa tutt'altro che scontata. Oggi, come in una giocata alla roulette, trattenendo il fiato, i piloti proveranno a vincere la loro scommessa, ma ahimè, il banco vince sempre. Signore e signori, benvenuti al sesto appuntamento stagionale targato TST F1 Racing, stop and go e poi via, les gens sont faits. Del circuito TST F1. Esatto, Gran Premio di Monaco, che è uno degli appuntamenti diciamo più importanti e storici del mondiale, presente nel mondiale dagli anni 50 praticamente, con 63 edizioni valevoli per il mondiale. Tra i piloti più vincenti in questa pista possiamo ricordare Ayrton Senna con le sue 6 vittorie, Graham Hill con 5 e anche Schumacher con 5. In questa pista la Pirelli ha portato come gomme le mescole più morbide della sua gamma, ovvero le ultra soft, le super soft e le soft. Questo perché, e credo Igos che concorderai con me, questa è una pista in cui il degrado è molto molto basso. E condivido pienamente il tuo pensiero, quanto appena detto. A dimostrare appunto che questo degrado è molto basso, anche solo in qualifica si può provare anche a fare più tentativi con la stessa mescola. Ok, intanto vediamo le vetture iniziano a scendere sul tracciato. C'era un attimo buggata la grafica, esatto, le vetture hanno iniziato a scendere sul tracciato. Io vedo che c'è Step 95 che è sceso in pista con le gomme ultra soft. TST Albi è pronto a lanciarsi, l'ultima curva per lui. Albi, proviamo a seguire il suo giro visto che è il primo a lanciarsi. Vediamo come approccia. Abbiamo un onboard con VIP con TST Albi. Esatto, è vero, TST Albi. Bene la prima curva. Qui è importante prendere il cordolo, ma non troppo, per guadagnare un po' di tempo. Vediamo. Ottima la trazione della sua Toro Rosso. Vediamo il primo settore, lo conclude con un tempo di 19.3. Come primo settore è un buon primo settore, molto buono. Vediamo, sta per arrivare al tunnel. Vediamo, buona l'uscita di curva. E qui c'è la chicane delle piscine, è una frenata... con una frenata molto impegnativa e si rischia di perdere il posteriore essendo in discesa. Andiamo. Conclude il suo secondo settore e lo conclude in 34.1, buonissimo anche il secondo. Vediamo come chiude. Molto agile alle chicane. Esatto. È una macchina che è molto stabile anche come sospensioni, esatto. Riesce a salire sui cordoli senza grossi problemi. Chiude il giro in 1:12.2. Buono, buon tempo. Il tempo della Madonna. Gran tempo. Sì. Vediamo, abortito. Soprattutto come primo tentativo, subito 1:12. Esatto. Intanto c'è TST Verstappen con le super soft, vedo, che sta chiudendo... Ah no, tempo sul giro annullato. Io direi di provare a seguirlo per vedere se si rilancia, visto che è uno dei piloti che è sceso con le super soft. Vediamo. Ok, siamo on board con TST Verstappen. La prima curva approccia bene. Vediamo, in teoria dovrebbe riuscire a fare un buon tempo anche con le super soft, perché garantiscono comunque una grande aderenza. Qui va abbastanza bene, chiude il suo primo settore in 20.2, un po' alto come primo settore. Vediamo come approccia il secondo settore. Ha fatto uno short shift terza quarta, quindi forse avrà perso un po'. Vediamo la chicane delle piscine, è un po' largo e qui avrà perso un po'. Vediamo, c'era un secondo settore un po' alto. Vediamo, 36.3. Intanto Davidino si è ritirato dalla sessione. Ce lo siamo persi, probabilmente è andato
da sbattere, peccato per lui. Tanto rientra in box Verstappen Verstappen. rientra. Tanto qualcun altro che sta facendo il suo giro, vedo step 95. Predator a muro, ha toccato Predator a muro. leggermente alla ribor al Oh, ribo alto. peccato. Vedo anche che ha l'ala anteriore nel flap sinistro che è danneggiata. Peccato per lui. Di qua dipende dal danno, forse sarà costretto a rientrare ancora a Ha toccato muro. ancora alla curva del porto. Mi sa che rientrerà ai box ormai. Proviamo a vedere se c'è qualcun altro che sta facendo il giro. C'è Max Maurer con le Ultra Soft che si è appena lanciato, vedo. Proviamo a seguire lui e vediamo come si comporta in pista. È arrivato a fine primo settore. Vediamo, lo chiude in 19,7. Un buon primo settore, ma può far Lin meglio. leggermente lento della prima posizione, giusto? Sì, Che era la prima 19 posizione è basso. 19,2. Esatto. Vediamo se riesce a fare un gran secondo settore. Il problema di questa pista, credo concorderai, è che è una pi... A muro. muro. Porca miseria. Quella, come dicevo prima, questa frenata qui è molto complicata, poi c'è il muro che è molto vicino a dove bisogna È sterzare. quasi una curva, direi cieca, perché tu arrivi in velocità e non vedi l'ingresso. Sì, Cioè, devi esatto, prenderla un po' larga. anche in prova abbiamo visto molti piloti avere problemi con quella curva lì. Peccato per Max. Vediamo. Se c'è qualcun altro, c'è Step che in teoria si è rilanciato. E forse c'è anche Tinaia che sta facendo il giro, vediamo. Tinaia sta facendo il giro, direi di seguire lui, dai. Ok. Vediamo come lo conclude. Mi sembra stia andando un po', abbia rallentato in questo momento. Forse no, vediamo. Vediamo se chiude il giro. E invece no, Torna ai rientra. box. Allora torniamo su Step. Vediamo Step 95 che ha fatto il primo settore in 20,7, un po' alto. Probabilmente ha fatto un errore. Vediamo, va molto piano qui. Ha abortito il giro, ha abortito il giro. Vediamo se c'è qualcun altro che si lancia. C'è Albi con le Super Soft. Albi con Super Soft. Secondo te vuole migliorare il suo giro o semplicemente le ha montate per abituarsi un po' di più alla pista? Propendo più per la seconda opzione, penso per prendere un po' la mano con una mescola diversa. Anche perché vedendo i suoi settori, nel primo ha fatto 3 decimi e mezzo più lento rispetto al tempo con le gomme più morbide. Quindi è difficile comunque che riesca a migliorare quel tempo con queste gomme. C'è da dire che Albi Salutiamo ha... gli Vai, amici della vai. chat. Salutiamo gli amici della Esatto. Ciao a chat, tutti. scrive Pain2025X, dai Davidino, onora la Force India. Grande. Un po' un peccato per Dav che Davidino sia uscito di scena in inizio qualifica perché è un pilota molto veloce. Adesso sarà da vedere anche con che gomme proverà a partire in gara. Visto che potrà sceglierle, potrebbe anche azzardare da mettere le gomme soft per tentare uno stint più lungo degli altri. Intanto vedo che Albi ha chiuso il suo tempo e ha fatto 13,5, che è un grandissimo tempo con queste gomme, però appunto migliorare il suo giro di qualifica è difficile. Vediamo. Vediamo, c'è anche Predator, io direi che si è appena lanciato con le gomme super soft e che non ha ancora fatto un tempo, quindi questo sarà il suo primo crono. Vediamo, ha quasi chiuso il primo settore, un po' largo qua. Vediamo, ha fatto 19,7 con le super soft e un ottimo primo settore. Vediamo il tornantino bene. Vediamo. Leggermente largo, però esce bene. A far bene la chicane delle piscine. Sì, bene, bene.
vediamo come chiude il suo secondo settore. Se è buono, 35,2. Tutto sommato leggermente alto. Vediamo come chiude il giro. Qua un po' largo. Bene, invece l'ultima curva esce veloce. Quarta Chiude con posizione. la quarta posizione in 14 e 2 a soli a un solo decimo da Sam, da TST Hamilton, che è in terza e che ha fatto il suo tempo. Verstappen si è ritirato. Verstappen si è ritirato e probabilmente anche lui è andato a muro, un peccato. Questa non è una pista semplice per i piloti. Intanto siamo on board con TST Hamilton che sta per chiudere il suo giro. Ok, vediamo. Ha rallentato qua. Ultima curva per No. lui. Mi sembrava avesse rallentato, vediamo. E seconda Secondo. posizione. 1-13-1. Porta in seconda posizione davanti ad Andre. Max Maurer, anche lui a muro. Anche lui a muro. Questa pista veramente non perdona. Pazzesco. Esatto. Tanto vedo Predator e Pro Italia alla chicane delle piscine che stanno andando pianissimo, non capisco cosa vogliono fare. Probabilmente c'è stato Boh. forse un piccolo contatto, che già ci siamo persi. Ma li ho seguiti, non c'è stato un contatto. Si sono fermati in mezzo alla chicane, poi sono ripartiti. Strano. Boh. Magari Forse. un'incomprensione. Probabilmente sì. Michele che Pro Italia che rientra ai box. Vediamo intanto c'è Tinaia che sta facendo il suo giro. Ha fatto 19,8 nel primo settore. Vediamo. Ah, ha tagliato. Gli hanno annullato il giro, peccato. Vediamo. Vedo che c'è anche Step fuori. E che vediamo se sta facendo il suo giro. No, si sta lanciando adesso. Vediamo se riesce a migliorarsi. Step 95, che è con le ultra soft. Aggressivo sulla prima curva, vediamo se gli ha dato il taglio. No. Quindi è riuscito a farla bene. Però Vedo che rallenta, sembra rallenta però. rallentare. Esatto. È rallentato. Aveva fatto bene la prima curva. Vediamo, primo settore. Sì, 20 e 5. Niente, ha abortito il suo giro. Tanto vedo che anche Andre con l'altra Red Bull si è lanciato, sempre con Ultra Soft. Probabilmente vorrà riprendersi la seconda posizione in qualifica, che ricordiamo attualmente è di TST Hamilton. Primo settore 19,4, è a un decimo più lento rispetto al secondo posto. Vediamo, uscito un po' largo prima del tunnel. Arriva la chicane delle piscine. Bene. Oh, anche Tinaia. Peccato, Tinaia. cavolo. Oh, ma si schiantano sempre quando non ce l'aspettiamo, praticamente. Porca miseria. Vediamo. Abbiamo intravisto la macchina di Tinaglia alle piscine, alla scanda delle piscine. Quella è veramente una curva killer. Intanto Andrea si è ripreso il secondo posto. Con 1 A 6 12 decimi 9. dal primo. Gran giro. Il primo sì che è Albi e che si sta migliorando nel frattempo. Sta chiudendo il suo giro, vedo dai suoi settori, vediamo. E fa 1-12 e 2. Ah no, niente, si è migliorato. Si è migliorato di 30 millesimi. Quindi Albi Toccata a muro veramente. per TST Pro Italia. Aia, aia. Vediamo se la sua ala ha danni. Non mi sembra. Mi sembra che abbia danni la sua ala, non so se me lo puoi confermare anche tu, ma non mi pare che abbia danni.
No, sembrerebbe essere cioè intatta. Vediamo che sta però provando a fare. Lo vedo laggare molto, va molto a scatti. Anche io lo vedo un po' laggare. Quindi forse probabilmente è stato un piccolo lag, mi è sembrato il contatto. Può essere, perché lo vedo andare a muro a destra e a sinistra. Sembra la paglia del flipper. Mamma mia. Speriamo sia solo nella visuale televisiva, appunto. E non anche in gioco questa lag. Mamma mia. La macchina sembra avere gli spasmi. Mamma. Vediamo, chiude il secondo. Mamma Oddio. Mia. Chiude il secondo settore in 35,6, però gli è stato annullato il giro. Vabbè, proviamo. Cos'è? Ok. Vediamo, chiude il giro. Vediamo se riesce. Mamma mia, scusa. Chiedo scusa per le risate, ma chiediamo scusa, però cioè vediamo TFT Hamilton, ma vediamo TFT Hamilton che sta facendo il suo giro con le gomme ultra soft. Vediamo se sta facendo proprio il suo giro. Sì, sta provando a riprendersi la posizione da Andre. Intanto faccio, mentre arriva a fine secondo settore, vediamo quanti sono ritirati per contatto col muro. C'è Max Maurer, Tinaglia, Verstappen e Davidino, quindi quattro piloti sono stati vittima dei muri. Mamma mia. Vediamo Hamilton 34,7 nel secondo settore, fu e non mi aggiorna il tempo. Si è migliorato, ok. Però Max Maurer che è sì. Orotto. Abbiamo visto, peccato. Però quella curva veramente non perdono. Anche in prova, come dicevo prima, ci sono stati molti contatti con quel muro. Vediamo. Intanto adesso non TST Albi esce ancora. Esatto, vediamo con che gomme. Ultra soft mi sembra. Ultra soft, sì. Ultra soft. Vediamo se proverà a migliorare il suo tempo, che comunque secondo me gli assicura la prima posizione. Intanto no, scusa. Vedevo step 95 andare piano, credevo fosse andato a muro. TST Pro Italia a muro. Aia. L'ho visto dall'onboard di TST Albi. E intanto ho visto anch'io. Le qualifiche sono finite. Mamma mia. Intanto qualifiche sono finite, facciamo un piccolo resoconto. Allora, in prima posizione TST Albi, secondo Andre, terzo Hamilton, quarto Max, quinto Step 95, sesto Predator, settimo Pro Italia, ottavo Tinaglia, nono Vispaccio e poi Verstappen e Davidino. Io direi che possiamo uscire dalla lobby e attendere che ci invitino per i warm up. Ringraziamo gli amici che hanno seguito in diretta su Twitch e gli diamo l'appuntamento tra pochi minuti per la gara in diretta dal Principato di Monaco. Ok, rieccoci, siamo sempre nel Gran Premio di Monaco della Competition Gold del campionato TST F1 Racing. Siamo nel warm up, stiamo per partire con la seguente griglia di partenza. Primo Albi, secondo Andre, terzo Hamilton, quarto Max Maurer, quinto Step, sesto Predator, settimo Pro Italia, ottavo Tinaglia, nono Vispaccio, decimo Verstappen e a chiudere Davidino. Vedo che Predator Pro Italia, Vispaccio e Verstappen e Davidino hanno le super soft, quindi sarà interessante vedere quello che faranno a livello di strategia. Vediamo che si stanno posizionando i piloti nelle loro posizioni. Piano piano, la prima curva sarà veramente importante per uscirne indenni, diciamo. Esatto. Vediamo, manca solo. Ok, stanno per partire. Attenzione, si accendono i semafori. 3, 2, 1. E partono, un po' lento Albi. Attenzione, vediamo. Però all'interno. Oh, ho visto
Un contatto tra Proitalia e Tinaia dietro, senza conseguenza apparentemente. Vedo anche Vispaccio che è leggermente distanziato dal resto del gruppo perché l'ho visto leggermente scodare prima. Intanto le posizioni sono consolidate. Siamo molto vicini i piloti tra loro. Questa pista è molto corta. Vediamo Max Maurer che è molto aggressivo già su step, gli è molto vicino. Anche intanto anche Vediamo Hamilton è molto step. vicino ad Andre. Esatto. Diciamo che Step si sta leggermente già riavvicinando a Hamilton, ma anche Max Maurer è lì. Qui il problema è uno solo, e credo che sarai d'accordo, sorpassare non è semplice. Esatto, è quasi L'unico impossibile. punto può essere questo, forse può essere questo l'unico, uno dei pochi punti di rettilineo di inizio gara, anche se è difficile pure lì. Vediamo intanto. Sì, confermo che le posizioni si sono consolidate sostanzialmente. Per adesso non ci sono stati alla partenza grandi cambi di posizione. Siamo step 95, molto vicino. Dietro c'è anche Pro Italia, che è vicino al gruppo dei primi e che ha le super soft. E come lui anche Predator che è in sesta posizione. Questi, come dicevo prima, sarà interessante vedere come si comporteranno, quanto porteranno avanti le gomme super soft per poi usare magari le ultra soft alla fine. Tanto Albi ha già preso un piccolo margine su Andre, che a sua volta è riuscito a distanziare un po' Hamilton. Qualcuno ha per caso Hamilton che preso invece qualche avviso di penalità? penalità? Vediamo. Allora, vediamo. Albi 0, Andre pure, Hamilton anche. C'è Step che ha preso un avviso al primo giro, Predator l'ha preso al secondo, anche Pro Italia, anche Tinaia e poi Verstappen e anche Vispaccio. Ci sono un po' di avvisi. Giro veloce di Albi, intanto 14-1. Tanto dietro vedo che Davidino è molto vicino a Tinaia e apro il gruppetto indietro. Sono molto vicini. E di questo gruppetto vedo che Tinaia è l'unico con le gomme ultra soft. Davidino prova l'attacco su Tinaglia. Intanto Davidino, Davidino, Toccatina. contatto, qua era difficile passare. Come abbiamo potuto vedere, passare qui è molto complicato, molto complicato. Per fortuna diciamo che hanno rallentato perché c'era il rischio Di che fare ci fosse danni un contatto anche peggiori. peggiore. Esatto. Davidino che si riattacca subito a Tinaia dopo il contatto. Aprono entrambi l'ala, Siamo on board con Brescia Davidino Michele ed altri. intanto. Vediamo Davidino molto molto aggressivo anche sui cordoli. Ha dovuto frenare qua addirittura per quanto era uscito veloce dalla prima curva. La tocca leggermente il muro. Tinaia che per adesso riesce a conservare, si sono toccati qui forse. Non so se l'hai visto anche tu. Sì, leggera È stato un. toccata nel posteriore di Tinaglia. Esatto. Vediamo intanto, vedo che Vispaccio dietro è rientrato ben due volte ai box. È rientrato due volte e ha montato le gomme soft. Io direi un attimo di inquadrare dietro se ha dei problemi. Ancora deve finire il giro. Probabilmente è successo qualcosa a Vispaccio. Peccato perché sta per essere già doppiato da Albi praticamente. Albi che intanto non sta riuscendo a scappare perché ci sono Andra e Hamilton vicino a lui.
che stanno tenendo botta. E dietro di loro ci sono Max Maurer e Stepp, che direi di seguire. Sono molto vicini, c'è Max Maurer che ha ricucito il gap che aveva preso Stepp nei primissimi giri. Quindi potrebbe provare o ad attaccarsi a Stepp e a provare ad andare a prendere quelli davanti, oppure attaccarlo direttamente. Credo possa attaccare nel tunnel. Magari dopo appunto del tunnel, però deve stare attento perché abbiamo visto prima con Davidino che non è facile passare. Cioè, devi uscire molto. Porto leggermente attardato, non credo riuscirà a portare l'attacco. Si avvicinerà in staccata, ma no, non attacca. È uscito meglio da queste curve, dalla chicane delle piscine. Abbiamo intanto Hamilton. Hamilton a muro. Incidente per Hamilton, è andato a muro. Oh, che brutto, madonna. Nelle curve safety veloci, car, safety car. Virtual safety car. E qui non so se l'hai visto anche tu, l'ho visto in diretta, praticamente è andato a muro. No, nelle purtroppo curve veloci no. All'inizio intanto del terzo step settore. Ai box, monta le soft. Mamma mia, intanto Verstappen testa coda. In regime di safety car, Verstappen testa coda. Sempre la chicane delle piscine, nella frenata è andato contro il muro. La macchina non ha danni. Step ai box. Abbiamo montato le... soft. Soft. Vediamo se c'è qualcun altro. Pro Italia, anche lui soft. Davidino no. Non so se vedi qualcun altro che è andato ai box. Credo nessuno per il momento. Io non vedo altri. Infatti vedo step box, anche Pro Italia, Davidino, Verstappen che ha montato le soft dopo il testacoda. Ok, quindi questi sono i piloti che sono andati ai box. Un po' un peccato per Hamilton perché stava andando bene, era nelle prime posizioni, in terza posizione, non distante da Andre. Però come detto questa pista veramente non perdona. Cioè. Basta un minimo contatto, esatto. Una minima sbavatura a rovinare una gara intera. Mamma mia. Intanto la gara è ripartita. Esatto, è finito il regime di virtual safety car con Andre che è vicino ad Albi. Più attardato Max Maurer. Poi ci sono Predator e Tinaia che sono vicini. Predator che è rimasto fuori con le sue gomme super soft. Quindi... non ha, diciamo, quindi ha mantenuto la sua strategia. Andiamo dietro Davidino, sempre con le ultra. Pro Italia con le soft. Sarà interessante vedere i piloti con le soft quanti giri faranno. Secondo te, Eagles, che possano pensare la follia di arrivare fino in fondo? Potrebbe starci come pensiero, magari una safety car potrebbe aiutarli a mantenere un po' l'usura bassa. La safety car sarebbe molto utile, diciamo, in quell'ottica lì. Vediamo intanto... leggera toccata a muro per Andre. Esatto. Vediamo la non sua... non credo abbia riportato danni. Sembra però a posto. Sì, l'ala sembra a posto. Non ha neanche perso distacco da Albi. Siamo intanto dietro Predator che ha Tinaia alle sue spalle. E a sua volta Step che con le gomme soft riesce comunque a tenersi vicino a Tinaia che ha le ultra. Quindi per adesso riesce a girare bene Step. Ha fatto 17-0 in questo giro. Con queste gomme contro i 17-2 di Tinaia, quindi molto buono. Hamilton intanto vediamo che ha abbandonato la sessione. Un peccato per lui, non ci voleva. Andiamo. Albi ha rischiato di andare a muro. Mamma mia. Molto aggressivo sui cordoli Albi. Come, esatto,
si vede che cercano comunque di andare il più veloce possibile. Andrea che riesce a stare vicino, sarà interessante vedere magari uno dei, se Albi magari avesse un'usura maggiore delle gomme, se Andrea può riuscire a recuperarlo. Mi sembrava di Intanto vedere Step molti che... bloccaggi da parte di Albi, quindi penso che siano leggermente più usurate le sue gomme. Non riesce a scappare via per adesso. Fa anche in frenata, si è fatto un po' recuperare da Andrea. Intanto dietro vedo che Davidino, esatto, ecco, che ha fatto anche il giro veloce, si sta andando a riprendere Pro Italia e probabilmente lo riprenderà perché ha due mescole di vantaggio. Davidino è con le Ultra Soft mentre Pro Italia è con le Soft. Eccolo qua, si è fatto la quasi la ripreso. Esatto, vediamo. Ormai vediamo il distacco preciso, è a un secondo circa di distacco, un secondo e uno forse. Potrebbe tentare l'attacco magari nella zona DRS, vediamo se riesce ad avvicinarsi abbastanza. Deve però stare attento a non rischiare troppo, perché sennò la può pagare cara. Vediamo, si sta avvicinando. Vediamo i suoi parziali, sta Molto girando molto vicino. veloce. Eccolo qui. Molto vicino. Davidino, molto molto vicino. Apre il DRS. Attenzione, apre l'ala e qua ci prova. E lo porta a casa. Bravo Davidino. Bel Ha fatto un bel sorpasso. sorpasso, nel frattempo vedo che Step ha passato Tinaia. Mi puoi confermare? Vedo che Sì. Step ha passato Tinaia. Step al quinto posto. Vediamo se ha fatto un errore. Vedendo il suo tempo, ha girato su un tempo altissimo Tinaia nell'ultimo giro. Ha preso anche una penalità. Quindi probabilmente c'è stato un errore. Tanto davanti c'è Predator che è quarto solitario, l'altra as del suo compagno è terza. E Andre secondo che sta perdendo terreno da Albi. Vediamo. Andre sta girando costante sul 15 alto. Però Albi gira sul 15 basso. Si sta perdendo un po'. Andre. Secondo te potrebbe tentare magari a rientrare in anticipo rispetto a Albi, avere le gomme fresche per riavvicinarsi o passarlo? Penso che sia l'unica soluzione tentare il sorpasso con la sosta ai box, perché sorpassare in pista è molto molto dura e per il momento non ce l'ha fatta. Potrebbe provare magari a rientrare e provare le soft e spingere al massimo oppure rischiare con le super soft. Ma io aspetterei ancora qualche giro e Vedremo, poi vedremo. provare con le soft. Cercare di andare fino in fondo poi. Sì, perché poi con le gomme super soft, a meno che non esca una safety car, è un po' difficile arrivare alla fine con quelle gomme. Intanto vedo che Safety car virtual intanto. safety car, Virtual safety car. vediamo, però non ci sono contatti, nessuno ha rotto niente, strano. È uscita la safety car ma nessuno ha rotto, Boh. ma un po' strana come uscita di Un safety probabile car, bug del vabbè. gioco. Non si spiega altrimenti perché, come detto, appunto nessuno ha rotto la macchina, gli piloti ci sono ancora tutti. Vediamo se qualcuno prova a rientrare ai box. Boh. Vediamo. Nessuno. Per adesso nessuno è rientrato. Tutti vanno avanti. Niente, nessuno è rientrato e la gara è ripartita. No? Non No, ancora, non è ancora fuori ripartita, safety car. scusate. Safety car virtuale. Mi era scomparso il segnalino della Virtual Safety Car, scusate. Adesso mi sa che è Ok, ripartita, però adesso perché sì. vedo Albi che sta tirando. Anche Andre.
Potrebbe formarsi poco un trio di macchine tra Tinaia, Step e Predator, perché sono vicini tra loro. Sarà curioso vedere se magari si attaccheranno a vicenda oppure se decideranno di non rischiare nulla. Tanto siamo on board con Tinaia. Siamo Tinaia che ha le gomme ultra soft, quindi non le ha cambiate fino adesso, nonostante le safety car. Tinaia che sta facendo un po' fatica, vedo, dai settori con queste gomme. Ha girato un po' piano negli giri. Probabilmente la gomma è arrivata alla fine. Vediamo, ha fatto un terzo settore, ha perso rispetto a Step che ha due mescole di svantaggio rispetto a lui. E probabilmente stiamo iniziando la fase della gara in cui le gomme ultra soft cominciano un po' a soffrire, diciamo, l'usura. Perché è vero che c'è poca usura, però qui anche un'usura del 55%, 60% mette in difficoltà le gomme e le macchine, perché diventa più difficile sterzare, e qua sterzare bene è fondamentale. Tanto salutiamo gli amici che ci stanno seguendo in diretta su Twitch, gli amici della chat. Un saluto a Mickey Italian, esatto, che scrive vai Davidino. Poi c'è un bel po' di tifosi Davidino, che sì, sta anche per riprendere Tinaia, vedo. Comunque invito chi ci sta seguendo, se volete fare qualche domanda anche durante la gara o alla fine quando intervisteremo i primi tre, potete farlo. Intanto Davidino... Attacco Davidino? Non va però. No. Però è vicinissimo. Ci prova. Non deve frenare perché... Si vede che ne ha Davidino. È stato sfortunato in qualifica, andare a muro. Vediamo se prova qui. No, troppo stretto. Ci fa vedere però negli specchietti, vuole mettere pressione a Tinaia. Leggera toccata. Tocca pure un po'. È perché va veramente, ha veramente tanto grip Davidino. Vediamo se ci prova. Ci riprova ancora. Mamma mia. Questa volta passa. C'è riuscito. Che sorpasso, bravissimo. Grandissimo sorpasso. Non era un sorpasso facile, assolutamente. Nella stessa zona in cui aveva provato il sorpasso nella prima occasione, in cui però non ce l'aveva fatta. E guarda quanto distacco ha già preso. Mamma mia. E queste intanto si vede che Tinaglia le i box sono più nuove. Tinaia i box, vediamo che cosa monta. Io al posto suo tenterei le soft. Vediamo, però vedo le super soft dai meccanici. Sì. Super soft. Super soft, arrivare fino alla fine, 23 giri. Non lo so, vediamo, Tinaia rientra in ottava posizione. Davanti a Verstappen, se non sbaglio. Sì. Verstappen. Mi spaccio che intanto in decima posizione è stato doppiato. Anche doppiato, vedo. Che ha fatto già due soste. Intanto davanti, se c'è qualche scontro, c'è Andre che ha davanti a sé Max Maurer, che quindi è riuscito a passarlo. E sono appiccicati, quindi direi di seguire loro, anche perché sono vicini. Così come vicina anche, si avvicina anche il momento della sosta. Vediamo l'attacco di Andre. Max Maurer che sembra quasi l'abbia fatto passare. Esatto, quasi. Ho avuto la stessa impressione. Come se magari non ne avesse più quando... la gomma. Oh, strano. Vediamo adesso se prova a ripassarlo. È stato strano.
Tanto ci scrive Pain2025X, la Force India prima o poi comanderà Forza Davidino. Davidino che nel frattempo ha già ripreso anche Step. È forse il pilota più amato Davidino. Mi pare di sì, tifosi dappertutto praticamente. Stasera è il pilota più seguito praticamente. Grande attacca... Davidino che sta quasi prepara l'attacco su Steph. Ha dovuto frenare. Ci sono toccati. Toccata, purtroppo ha toccato Steph. Ha frenato in maniera anomala. Questo Steph ha frenato in maniera un po' anomala. Strano. Intanto Andre continua, ma Max Maurer rientra, quindi vediamo che cosa monta. Max Maurer, vediamo. Ai box Step. No, box ha fatto passare Step, ha fatto passare Davidino. Probabilmente gli ha dato la posizione per quel contatto. Max Maurer intanto monta le super soft. Sì, Step probabilmente, come dicevo, ha restituito la posizione, diciamo. Adesso vedremo soprattutto in particolare Andre se rientrerà per rispondere alla mossa di Max Maurer. Intanto vedo dall'onboard di Step che ha attivo l'icona del box, quindi probabilmente a breve rientrerà. Vediamo, Step ha montato queste gomme. Mi sembra un po' presto. Vediamo, però al quinto giro, no, non credo rientrerà. Probabilmente, visto che le ha montate quando era in regime di safety car, il gioco gli ha tenuto la strategia di prima. Intanto Max Maurer è molto vicino a Pro Italia, questo può aiutare Andre che gli era appiccicato, perché Max Maurer difficilmente riuscirà a fare l'undercut se non riesce a passare Pro Italia. Pro Italia che però lo lascia passare, strano. Andre continua. Albi invece segnalo che è rientrato e ha montato le super soft, però ha preso drive-thru. Albi ha preso drive-thru. Incredibile. Questo può cambiare un po' le carte, perché dovrà scontarlo, ma c'è Andre anche dietro che ma non so, dovrebbe riuscire a mantenere la prima posizione, però non lo so, vedremo. Comunque sia, la linea del pit stop di Monaco non è semplice da prendere nel modo giusto, perché arriva subito, quindi se sei troppo veloce prendi penalità. Vediamo se lo sconterà subito. Vediamo. E sconta esatto, subito la penalità. Vediamo se... Esatto. Vediamo se ne ha preso un'altra. Intanto rientra anche Andre, vedo. Attenzione. Perderà ovviamente un po' più di tempo lui, però monta gomme nuove, super soft. Vediamo se Max Maurer riesce a prendergli la posizione. Ha perso un po' di tempo per passare Pro Italia. Sì. Quindi Andre rientra quarto, davanti a Step 95, che gli è molto vicino. Però adesso Andre avrà gomma fresca, quindi dovrebbe riuscire a conservare la posizione. Davidino nel frattempo è terzo. Nonostante sia partito, ripetiamo, in ultima posizione, visto l'incidente delle qualifiche, è in terza posizione con gomme ultra soft. Lui, vediamo, le ha montate al quarto giro e quindi probabilmente andrà a montare super soft dopo. Quindi potrà fare una parte finale di gara con gomme più nuove rispetto agli altri. Intanto in prima posizione abbiamo Predator, intanto dopo il drive-thru di Albi. Predator che ha le gomme super soft da inizio gara, quindi ben 18 giri con queste gomme. Diciamo che Predator potrà essere un po' un riferimento per chi vuole montare per chi ha montato e per chi vuole montare le super soft, per vedere quanto durano queste gomme. Esatto. Secondo te quanto potrebbe fare ancora? Mi aspetto ancora 5 giri.
come. Quindi arrivare sui 23-24 Sì, giri. esatto, più o meno. E poi provare con magari un ultra soft e andare fino alla fine. A quel punto si riuscirebbe ad arrivare con le ultra. Intanto Davidino è rientrato. Tocca leggermente Predator. Predator ha attaccato leggermente Se il tanto Albi si è Predator rifatto che ha le sotto. sue spalle Albi. Vediamo Albi. Davidino ha messo le super soft per arrivare alla fine. Vediamo Albi, proverà il suo passo subito. Frenatona per E lo Albi. chiude. Ha fatto una staccatona. Bravo Albi. È riuscito a liberarsi subito di Predator. Andre invece è ancora distante da Predator per adesso. Ed è a 6 secondi dalla vetta. E intanto dietro vedo Tinaia e Proitalia che sono molto vicini tra loro. E c'hanno Davidino dietro che potrebbe andarli a riprendere con le gomme nuove. Vediamo un po'. Proitalia Toccata che a molo per rallenta. Tinaglia. Forse è stato un piccolo Mi sa lag. che sta laggando. Vediamo. Però è molto vicino a Proitalia. Vediamo, vediamo. Non vedo Potrebbe danni, provarci quindi. già in questo rettilineo. Vediamo, apre l'ala. Però mi sembra distante. Niente da fare. E dietro appunto sta arrivando Davidino perché ha ricucito Eh di un bel sì, po' il suo distacco da loro. Prima ha alle praticamente scale. raggiunto Tinaglia. Alla grande delle piscine era molto più distante, ma adesso li ha ripresi. È interessante vedere questo triello, potremmo dirlo. Vediamo, eccoli qua. Come dicevo prima, è un po' un cato Pavino perché stando per. Amo. Prepara l'attacco Mamma mia. Davidino, ma era troppo lontano. Oh, Tinaia. Tinaglia si Mamma mia. gira. Tinaia si gira, Tinaia si gira. Qua ha schiato troppo forse. Là, per sua fortuna, mi si è rotto. Bene, è passato anche Verstappen. Sale 6. Davidino si prepara ad attaccare TST Pro It Milano. Italia. Oh sì, Leggera toccata totalmente. nel Mamma posteriore. mia. Vediamo, Davidino è benissimo. Qui addirittura a frenare per quanto stava uscendo veloce. E riesce a passare poi Italia. Se Vediamo. ce la fa. Leggermente lungo. Prova a rispondere per Italia. No, invece no. Quindi Davidino si è portato a casa questo sorpasso. Molto, molto bravo il pilota della Force India. E vediamo, da step è un po' distante dalla quarta posizione. Quarta posizione occupata appunto da step 95, che però dovrà fermarsi. Quindi Davidino potrebbe prendersi anche la posizione di step, se riesce a portare queste gomme super soft fino alla fine. Oh, intanto vedo che seguiamo Andre e Predator perché sono vicini. Ah, vabbè. Predator ha fatto passare Andre, quindi niente. Erano vicinissime. Stavi C'è dicendo. qualche nuova Dico, sì, penalità ti ho interrotto. intanto. Allora, facciamo il resoconto. Allora, Albi, a parte il drive-thru di prima, niente. Andre ha preso anche lui un drive-thru al 12° giro. Però a parte quello, niente. Poi Predator una penalità di 3 secondi, step 0, Davidino una penalità, Proitalia una, Verstappen una, Tinaia una, Max Maurer ne ha presa una anche lui, e poi Vispaccio ne ha presa una. Quindi diciamo quasi tutti hanno una penalità, diciamo. Tanto Tinaglia sta provando ad attaccare Verstappen. Vediamo, seguiamoli. Toccata. Oh, Tina. No, mi sa che era un colpo di lag. Forse un piccolo lag. Sì che.
Sì, perché era partita in maniera anomala la macchina. Vediamo se riuscirà a passarlo. Verstappen che chiaramente con le gomme soft è un po' più in difficoltà rispetto a Tinaia, perché ha una mescola più dura. Vediamo, potrebbe provare nel rettilineo se riesce ad avvicinarsi un po' di più. Intanto anche Max Maurer si sta rifacendo sotto al duo Tinaglia-Verstappen. Vediamo Max Maurer che è in nona posizione. Vediamo, ha fatto un'altra sosta. Esatto, ha fatto un'altra sosta 2 giri fa. Per montare super soft, probabilmente avrà danneggiato l'ala. Praticamente ha fatto la sosta quando c'è stato il duello tra Tinaia e Pro Italia. Vediamoli. Il Ci ha tornantino. provato Max Maurer, però era leggermente staccato e non ha concluso l'attacco. Era un po' rischioso lì. Vediamo se ci prova qua. Prende la scia, però Niente. non rischia. Max Maurer deve cercare di farlo il prima possibile questo sorpasso, Eh sì. visto che ha le gomme più nuove. Vediamo Però Verstappen davanti che Verstappen un po' lungo all'ultima curva. Vediamo Tinaglia se ci prova. Oh, Tinaglia passa. rischia muro. Muro, no, peccato. Muro. E ha rotto l'ala ovviamente. E ha provato a fare la staccata e si è Ritiro ritirato. purtroppo per Tinaglia. Un peccato. Era un sorpasso difficile da fare comunque. Poi subito dopo appunto c'è il muro. Peccato per lui. Quindi per adesso abbiamo già due piloti ufficialmente in mini sfida che saranno Vispaccio e TST Hamilton. Entrambi per incidente. Max Attacco di Maurer Max intanto Maurer che passa. va all'esterno leggermente. No, sembrava fosse andato lungo, invece no. Chiuso bene il suo sorpasso. Vediamo davanti. C'è Davidino che sta riprendendo Predator e a loro volta stanno riprendendo Step. Quindi anche in questo caso potrebbe accendersi una lotta per la terza posizione. Intanto Pro Italia rientra ai box. Pro Italia rientra ai box. Vediamo cosa monta. Le Ultra Soft. Andrà fino alla fine. Quindi super aggressivo il finale di Pro Italia per cercare di recuperare la sesta o settima posizione, presumo. E intanto Davidino ha praticamente raggiunto Predator. Vediamo Davidino. Predator che ha raggiunto Step anche. Predator ci Le prova passa. e chiude il sorpasso. Vediamo Davidino. Step lo lascia passare, ha tirato una frenata. Probabilmente per non perdere troppo tempo. Step è un po' in difficoltà con le gomme perché si può vedere dalla gomma anteriore sinistra. E da quanti giri vediamo? In queste gomme soft, Step le ha Al quinto mi sembra montate che l'ha da montate. 5, quindi 21, 22, Sì, questo qua è il 22 22, giri. 22esimo giro. Sicuramente un po' di usura si fa sentire, anche se queste sono le gomme più dure portate dalla Pirelli. Vediamo Davidino intanto che infatti ha già guadagnato un po' su Step. Ha già guadagnato un secondo e due. Vediamo Predator davanti con le Ultra Soft. Vuoi vedere quando le ha montate? Ah beh, le ha montate al 23esimo. Predator, quindi
andrà fino in fondo. Potrebbe arrivare fino in fondo. Sì, se non succederà nulla dovrebbe arrivare fino in fondo. Quindi diciamo che ha sì un Davidino dietro che in questa gara potremmo dire che a parte Albi sta facendo una grande gara davanti, ma è forse il pilota più in forma di questa gara. Condivido, è partito ultimo, condivido pienamente. È partito ultimo, però fino adesso ha guidato veramente da grande pilota. E peraltro mi pare che stia anche leggermente guadagnando su Predator. A vedere vediamo dei tempi. Vediamo, Davidino 15.2 ha fatto in questo giro con le Super Soft. E Predator 15.3, quindi ha girato più veloce di Predator. Vedo anche che Predator ha due penalità, mentre Davidino una, perché sarà importante. Davidino mi sembra una. Anche questo ne ha tre, ne ha prese due negli ultimi giri. Peccato. Quindi peccato, ricapitolando, per Predator ne ha 6 di secondi, Davidino ne ha 9. Quindi Davidino, se riuscirà a passare Predator, dovrà comunque cercare di guadagnare 3 secondi. Che non è facilissimo. Vediamo, Davidino ha preso un avviso anche in questo giro. Credo che probabilmente le penalità le ha prese tutte nella chicane delle piscine, perché ho visto che è entrato molto aggressivo su quelle curve. Vediamo intanto nelle altre posizioni, vedo che sono abbastanza stabili le altre posizioni. Abbiamo Albi in prima posizione, abbiamo un ottimo vantaggio su Andre in seconda, entrambi con le gomme super soft. Albi che nonostante il suo drive-thru sta riuscendo a vincere comunque, quindi grande prestazione del pilota della Toro Rosso. Andre secondo, vediamo come sta affrontando la pista, mi sembra non abbia nessun problema, quindi anche lui una grande gara. Un po' un peccato per quel drive-thru che ha preso, perché poteva stare più vicino al primo, diciamo, senza quel drive-thru. Un po' un peccato, però comunque un'ottima seconda posizione. Intanto dietro vedo che Predator sta riuscendo a tenere a bada Davidino. Secondo te potrebbe esserci un, non dico crollo, perché le ha montate da 5-6 giri, però un peggioramento dei tempi per Predator con le Ultra Soft? Mi sembra molto difficile come ipotesi. Penso che se vorrà il podio Davidino se lo dovrà conquistare sull'asfalto monegasco. Intanto vedo che Step è rientrato e ha montato le gomme ultra soft e rientrerà dietro a Max Maurer, quindi in sesta posizione. Vediamo se riesce a stare davanti a Verstappen. E invece no, rientra settimo Step. Veramente le gomme soft che aveva montato a inizio gara erano troppo usurate, quindi adesso cercherà di riprendersi almeno la sesta posizione, magari la quinta, se riuscirà a essere abbastanza veloce. Da quel che vedo comunque per adesso le posizioni sono abbastanza stabilizzate, quindi direi di fare di ricapitolarle, se vuoi farlo tu questa volta, dai. Ok, allora. Al primo posto c'è la Toro Rosso di TST Albi, seguita dalla Red Bull di Andre TST 20. Al terzo posto c'è Predator. Quarto posto per Davidino sulla Force India. Quinto posto per Max Maurer. Sesto posto per la Sauber di Verstappen. Al settimo posto troviamo l'altra Red Bull di Step 95. Ottavo posto per la Renault di TST Pro Italia e al nono posto troviamo la Ferrari di Vispaccio. Perfetto. Albi intanto
possiamo notare che ha fatto i primi doppiaggi, ha doppiato poco fa Pro Italia, quindi ha già doppiato lui e Vispaccio per adesso. Quindi ha due giri di vantaggio, Rivedendo giusto? Le doppiati di nuovo. un giro. Un solo uno? Ok, Sì, solo un giro. Ci l'ha doppiati adesso per la prima volta. no. Sembrava l'avesse già doppiati. In teoria non dovrebbe riuscire a recuperare Max Maurer perché è abbastanza distante, però conoscendo Albi quanto va forte, tutto è possibile. Andre intanto credo che a questo punto gestirà la sua seconda posizione, perché è a 12 secondi con un ottimo margine sul terzo che è Predator. Quindi proverà a tenersi la seconda posizione. Comunque una grande gara. Davidino nel frattempo ha perso ancora su Predator. Probabilmente le gomme ultra soft sono troppo più prestazionali. Step intanto, scusa, è rientrato di nuovo ai box? Puoi confermarmi? Eh sì, esatto. Ha montato super soft. Forse drive through, mi sa, perché anche prima mi sembra avesse montato le super soft. Vediamo. Esatto. No, penalità, ha preso una penalità. Aveva montato le ultra soft, ha preso una penalità. E ha montato super soft. Strano. Probabilmente o ha danneggiato l'ala oppure ha cambiato la sua strategia. Però strano. Esatto. Adesso è dietro anche a Pro Italia in ottava posizione. Vediamo, è rientrato anche Vispaccio in nona posizione che ha montato le ultra soft. Tanto non so se ci sono domande dal chattino. Nessuna domanda per il momento. Ok, ricordo che qualsiasi domanda, se volete farle, siamo disponibili a rispondere alle vostre domande. Anche dopo, quando intervisteremo i piloti, se volete farne, non è che le ripetiamo. Tanto vedo che anche Andre, cioè Step è finito dopo la sua sosta dietro anche ad Andre. Quindi con questa sosta aggiuntiva ha perso davvero tanto. Si trova, vediamo, 19, 10 secondi dalla settima posizione. Tanto Albi ha doppiato anche Verstappen. Quindi ci sono 5 piloti a pieni giri per adesso. Vediamo. Tanto controllo, visto che per adesso le posizioni sono stabili, se ci sono altre penalità per i piloti. Vedo che Davidino ne ha presa un'altra. Quindi adesso ha 12 secondi di penalità. Predator invece ne ha solo 2. E quindi adesso diventa un po' dura per Davidino recuperare il terzo posto. Secondo te, se non ci sono incidenti, potrebbe riuscire a recuperarlo? La vedo molto dura. Mi sa Perché vedo che che. comunque vai, vai. Mi sa che ormai deve possiamo portare a casa la macchina e a difendere il quarto posto. Che vedo dalla sua guida che sta cercando, probabilmente lui vuole recuperare quella posizione perché sta veramente guidando aggressivissimo, però questo lo porta forse ad avere qualche rischio in più di prendere una penalità. Davidino, Quanto ha di vantaggio sul quinto, Davidino? allora Davidino ha su Max mezzo minuto. Quindi è ampiamente dentro, anche con le Quindi penalità. salvo disastri. Però anche Max Maurer ha 9 secondi. Ci chiedono dalla Quindi chat, Pievello 1, sì.
dove può vedere la classifica con tutti i piloti. Beh, se intende la classifica del direttore gara, gliela puoi mostrare se vuoi, Ok. facendo anche il riepilogo. Troviamo in prima posizione TST Albi, segue in seconda posizione Andre TST, al terzo posto c'è Predator, al quarto c'è Davidino, quinto posto per Max Maurer, sesto posto per Verstappen, al settimo posto c'è TST Pro Italia e all'ottavo troviamo Step. Ultima posizione per Vespaccio. Intanto io direi di seguire Pro Italia e Verstappen. Scusa se ti ho un attimo parlato quasi sopra, però mi è venuto spontaneo. Ci sono Oh, Verstappen no, e Pro lì. Italia che sono molto vicini e si sono quasi toccati. Verstappen soft e Pro Italia ultra. Toccata a muro, mi sa, per TST Pro Leggera Italia. toccata di muro. Verstappen taglia leggermente la chicane. Vediamo questa lotta degli ultimi giri, che per adesso è l'unica presente in pista al momento. Vediamo Pro Italia che può sfruttare la mescola più morbida. Vediamo se è un po' distante. Infatti Ci rimane prova comunque, dietro. ma non va. Verstappen è un pilota che è anche bravo nel difendersi. Quindi non so se sarà facile per lui Ci prova riuscire in a passare discesa. facilmente. Vediamo. Toccata. Oh, Davidino No, intanto è Davidi. crashato. Davidino è crashato. C'è il suo botto in pista che è quarto, a mezzo minuto. Io intanto tu segui i due, io provo a rinvitarlo. Intanto TST Invita Pro con. Italia ha superato Verstappen. Ok. Quindi Pro Italia è riuscito a prendersi la posizione. Intanto sto provando a rinvitare il povero Davidino. Vediamo se è crashato proprio. Un peccato, cavolo, sarebbe. Eccolo qua, è rientrato intanto nel gruppo. Adesso provvederemo a invitarlo per permettergli Andiamo. di riunirsi alla gara, perché eccolo qua. Per Vediamo se ha ripreso la sua macchina. fortuna diciamo che vediamo quanto ha perso. Max Maurer ha recuperato 7-8 secondi. Dovrebbe riuscire, vediamo se ha recuperato l'auto. Per adesso non mi pare. Vediamo. Vediamo, sì, ecco, l'ha recuperata, l'ha recuperata. Perfetto, quindi ha perso un po', ma non troppo, per sua fortuna. Intanto vedo che Verstappen ha rotto l'ala. Verstappen ha rotto l'ala. E dovrà farsi un giro intero praticamente senza l'ala. Un peccato, cavolo. Tanto siamo on board con Adesso. TST Albi per l'ultimo giro praticamente. Si appresta a concludere il 38esimo ed Vediamo. entrare nell'ultimo giro. Io direi di dedicargli una onboard nel giro finale. Ha fatto una gara Perfetta, a parte il molto. drive-thru, Sì. Cioè, a che parte il però ha drive through avuto la ha. fortuna che coincidesse col pit stop del secondo pilota Andre. E quindi è come se non l'avesse avuto praticamente. È stato un E po' una poi l'ha preso anche penalità. Andrea un drive through. Tanto vediamo che va anche quasi zigzag. Prende dei rischi Quindi alla fine. l'importante è che non vada a sbattere, cioè, perché Esatto. non credo che sarebbe contento poi. Vediamo anche che sì, sta andando con tranquillità. Quindi questa sarà la sua. Cioè, con questa gara allunga la sua striscia di vittorie consecutive.
E lo fa su una pista molto molto importante, come quella di Monaco. Sta affrontando le ultime curve. Mamma mia. Piccolo rischio, ma TST Albi va a vincere il Albi Gran Premio di a Monaco. vincere. Esatto, bravissimo Albi. Adesso arriverà anche Andre, che è anche lui alle ultime curve. Dietro intanto non ci sono stravolgimenti, Andrea è arrivato. Sta arrivando anche Predator Esatto, che completa il in terza podio col posizione. suo terzo posto. Predator in terza posizione, quindi Davidino ha perso la seconda posizione, purtroppo. Come vedo Davidino chiude ha quarto. fatto un errore. Davidino, ottima quarta posizione. E arrivano anche i commenti dalla Vediamo. chat per Albi. Grande gara di Albi. Un'altra vittoria, quindi allunga in classifica mondiale. Grandissima prova del pilota Toro Rosso. Arriva anche l'altra As, quella di Max Maurer, che chiude in seconda marcia, in quinta posizione. Quindi direi di ricapitolare la classifica finale. Primo TST Albi, secondo Andre, terzo Predator con l'As, quarto Davidino, quinto Max Maurer, sesto Pro Italia, settimo Step95, ottavo Verstappen, nono Vispaccio. E poi abbiamo Hamilton, che purtroppo appunto è andato a muro. E adesso Eagles, direi di riattivare Rimanete, l'audio dei esatto. piloti. Rimanete con noi che Scusa, avremo le interviste vai, vai. dei piloti che sono andati a podio e se vorrete porre le domande a loro, cioè, ricordiamo che potete scriverle in chat. Ok, io intanto riattivo, vediamo se ci hanno già riattivato loro. Andre, mi senti? Ok, adesso riattiviamo anche gli altri due piloti che Albi. sono arrivati a podio. Albi, ok. Albi, Predator, ci sentite? Sì. Ok. Predator c'è, Albi c'è, ok. Attivate l'audio Li attivo della tutti. trasmissione. Ma intendo a loro di attivare l'audio, includere l'audio, scusa. Sì, no, io ho attivato tutti così È se incluso. vogliono lasciare dichiarazioni possono Ah, ok, farlo. perfetto. Allora attivo anch'io. Allora, attivo intanto. Congratulazioni ai primi tre classificati. Una gara molto molto complicata, come abbiamo potuto vedere anche dai ritiri che ci sono stati, sia in qualifica ma anche e soprattutto in gara. Io direi di partire dal terzo classificato, quindi Predator. Intanto complimenti per il tuo Grazie. terzo posto e raccontaci un po' com'è stata la tua gara. Beh, partendo dalle qualifiche, ho fatto una strategia diversa un po' da tutti. Sono partito con le super soft. Forse non era la strategia più azzeccata perché le ho consumate davvero tanto. Non pensavo che le super soft avessero un'usura così alta. Poi, però, andando avanti con la gara, le ho gestite. Poi, grazie un po' agli incidenti, per sfortuna, il mio compagno ha bucato la gomma e sono finito terzo. Poi, quando ho fatto la sosta per mettere l'ultra soft, ho iniziato ad avere un po' paura perché c'era Davidino che era subito lì attaccato e avevo 6 secondi di penalità. Poi, mi ha iniziato a dire Alex che ne aveva il meccanico lì che diceva che Davidino ne aveva un bel po' di penalità e quindi sono stato più tranquillo, ho gestito e sono arrivato terzo. Sono molto contento di questo risultato e speriamo di averne altri anche migliori. Esatto, hai fatto veramente una buona gara, pochi errori, è vero, sì, qualche penalità, però abbiamo visto anche, credo avrei visto anche a fine gara, diversi piloti avevano penalità, perché ci sono dei punti un po' della pista in cui è Ambigui. difficile non tagliare, diciamo.
Ti vorrei chiedere, prima di passare al secondo classificato, adesso il prossimo appuntamento, il Canada, come vedi quella pista? Ti piace? Sei veloce? Come pensi che sarà la tua gara lì? A livello di velocità personale non te lo so dire, però è una pista che mi diverte. E poi sono andato anche a vederlo come Gran Premio, quindi è un po' speciale, ecco, diciamo così. Mamma mia, sei stato fortunato quindi, è Sì, veramente una bella molto. pista quella lì, mamma mia. Ecco, Sì. Una domanda per ancora Predator dalla complimenti. chat. Ci Vai, vai. chiede Piebello. Se la strategia poteva essere migliore per arrivare al secondo posto. Arrivare al secondo posto no, perché c'è Andre, era molto più veloce di me, mi ha dato 27 secondi e ha fatto un drive-through, che poi ha detto lui che gli si è buggato il gioco, quindi non c'era. Era abbastanza inarrivabile il secondo posto, per non parlare del primo, perché Albi è sempre stato in tutte le piste di un altro livello. Ok, quindi ancora complimenti per la tua gara e direi di passare al secondo classificato di questa gara che è Andre. Ciao Andre. Ciao, ciao a tutti. Grazie. Intanto complimenti per la tua gara e non so se vuoi farla tu la domanda a Eagles o gli chiedo No, io. chiedi pure te. Chiedo io. Sì. Ecco, abbiamo visto appunto che avevi il dry fuma alla fine, quindi l'avevi realmente oppure si era buggato il gioco? Sì, io il drive-thru l'ho pure scontato e Ah, per un ok. attimo sono stato terzo. Purtroppo io non ho capito il motivo del drive-thru. Mi è apparso sullo schermo così e non ho capito perché. Però vabbè, Sì, ero perché veloce. Peccato perché comunque potevo magari stare un po' più vicino ad Albi, mettergli un po' di pressione. Non avevo il suo passo, però magari sai, con le penalità. O comunque con un errore ci sa mai, comunque non credo che avrei vinto, però la seconda posizione, dai, sono molto contento. E voglio dedicare, diciamo, il secondo posto a Sam, che purtroppo ha avuto subito un incidente e mi spiace per lui perché era veloce l'abbiamo quanto visto. me e è un peccato che sia andato a finire così per lui. Sam, abbiamo visto, è un peccato, però il punto dove Cosa è aveva successo? sbattuto è andato a sbattere, hai presente l'inizio del terzo settore, la fine del secondo, l'inizio del terzo, no? Che c'è quella curva veloce. È Sì. andato a sbattere lì praticamente, l'abbiamo Da solo. visto. Sì, Se sì. io ho visto che Esatto, stavamo doppiando vi spaccio. da quello che ho sentito anche in chat, praticamente penso che ci sia Sì, è stato un stato. contatto, o non si siano capiti Vispaccio e Sam e abbia rotto Sam. Sicuramente avrà fatto le relative Sì, ho visto qualificazioni che c'è con lui. stato. L'ho beccato nella parte finale, ma probabilmente c'è stata un'incomprensione da quel che ho visto. Un po' un peccato perché aveva fatto appunto una buona qualifica in gara anche, era sempre lì. Però si potrà rifare in Canada. Detto questo, Andre, te il Canada come Ah, è una pista pensi che che mi andrà in piace, Canada? Canada, però non so ancora come andrò, perché comunque, essendo passato da pad a volante, diciamo che si è un po' riazzerato tutto, quindi dovrò provare e vedere un po' se sarò veloce o no, speriamo di sì ovviamente, però la pista mi piace, Canada è una delle mie preferite. Eh sì, è una bella pista. Io, Eagles, direi di passare al vincitore di questa gara, TST Albi. Ciao Albi. Ciao ragazzi. Ciao Albi, complimenti per la tua vittoria. Com'è stata la tua gara? Sei Ma soddisfatto di come l'hai condotta? sì, abbastanza, non al 100% perché comunque all'inizio ho faticato un po'. Riuscivo proprio, cioè ero boh, 3-4 decimi, mezzo secondo più lento del mio passo. Però un po' anche per gestire, insomma, sarà che ero un po' timoroso, no? Qua se vai fuori è
hai chiuso. Eh sì. Poi però tutto sommato mi sono un po' sciolto e comunque avevo il controllo della macchina. Tutto bene fino alla sosta. E rientro proprio con calma, tranquillo in prima e non so, mi ha dato drive-thru per accelerazione ai box. Che secondo me ero a Abbiamo visto. 57, però vabbè. Comunque, forse ho calcolato male io. Cioè, comunque sono rientrato a fare il drive-thru. Ho pagato il mio errore, avevo di nuovo Andre che nel mentre era sparito, poi ho preso delle interviste che aveva un drive-thru anche lui. E me lo sono poi ritrovato dietro. Abbiamo fatto qualche giro vicino e poi ho preso un po' di margine. E insomma, ho fatto un paio di doppiaggi, un sorpasso su Predator, che vabbè era su un'altra strategia. E niente, tutto tranquillo alla fine. Secondo te, se Andre non avesse avuto il drive-thru, sarebbe riuscito a crearti qualche grattacapo, diciamo, per la prima posizione? Boh, l'ho avuto anch'io 3 o 4 giri dopo il drive-thru. Più o meno il distacco è quello. No, cioè, grattacapo, no, certo, mi metteva molta più pressione all'inizio, perché comunque era lì, lo vedevo sempre che spuntava dalle curve, quindi comunque non ero tranquillo, sai, un errore, penalità. Quindi sì, per quello mi avrebbe potuto insidiare, ma mentalmente, poi sai, passare a Monaco è molto difficile, poi quando hai più o meno lo Eh sì. stesso passo, in questo caso magari avevo qualche decimo in più io, mi sarei comunque difeso, quindi tutto sommato ero tranquillo, insomma, tranquillo per essere a Monaco, ecco. Però grande gara di Andre, costante, sempre lì dietro, infatti già ho goduto, infatti che mi sa che è la sua miglior prestazione, no? Questa, Andre, secondo. Sì, tra l'altro non mi aspettavo a Monaco di fare così bene. Nel 2015, quando usavo ancora il pad, Monaco proprio non la digerivo, facevo fatica a essere veloce e a non toccare i muretti. Invece col volante mi sono trovato molto ma molto meglio, ero veloce, ho fatto una buona qualifica, potevo anche far meglio, ma Sempre me. Non hai neanche preso una penalità. neanche una penalità poi ho preso, quindi buono. C'è una domanda in chat per Albi. Stavo rischiando qualche crash di gruppo. Comunque sì, avete fatto i primi tre veramente tutti e tre una grande gara e quindi complimenti assolutamente. Volevo fare una Grazie. domanda anche a Davidino io. Vuoi Rosica. Pertanto includere l'audio? c'è una domanda per Albi dalla Buonasera. chat. Ah, vai, vai. Vai Albi, vai. Se pensi di bucare in Canada. Lo sperano tutti. Ce lo scrive Alex Bello 8. Sono Guarda, io. domanda telepatica perché pensavo proprio al muro dei campioni, che l'ha ad aspettarmi, ma io sarò più forte del muro. Tra l'altro ho fatto proprio in questi giorni i tempi in Canada. Sono andato bene, quindi sono fiducioso anche lì. Vediamo, che quella è una pista difficile. E Eh sì, poi una molto domanda difficile. per Predator di Airbus 01. Se preferisci Formula 1 o Zula? Zula, Zula, Zula. Scusate. Domande strambe. Il gioco Molto tecnica più come albanese domanda del questa. mondo. Tu non hai capito. Quindi Carlitos, mi devi fare una Ah domanda. sì, Dimmi tutto. ti volevo chiedere, secondo te, Davidino, ci sei? Qua crasha Sei tutto, Davidino? dimmi, Ok. fammi la domanda. È crashato il gruppo, Secondo te, cazzo. senza se non avessi avuto problemi in qualifica, saresti riuscito a arrivare a podio? O almeno a lottare per il podio, diciamo. Perché vedevamo che eri veloce. Sì, quando,
Cioè, io volevo questo podio per dedicarlo ai miei amici della Forsina dell'Academy che mi hanno sostenuto, cioè, tifavano per me, e che erano Miki Italia né Pain, però non sono riuscito, ci ho provato in qualifica, sono uscito, provo il giro, il primo giro e vedo che mi annulla il giro alla Santa Devota, allora aspetto il giro dopo. Eccolo. Crashato. Il Guarda come problema nel crasha. gruppo. Tra l'altro, a piccolo. Allora, che palle sto crash. Porco Dio, vabbè. Dove ero arrivato, ragazzi? Dov'è Alla San Devoto. che. Ah, ok, sono arrivato alla Santa Devota e mi hanno annullato il giro. E il giro dopo l'ho riprovata, però al casinò l'ho persa e sono andata a sbattere. Non l'ho mai persa in quella curva, Abbiamo però. visto. Sfiga vuole che. Vabbè, parto ultimo, cioè proviamo una strategia diversa e cerco di partire con calma i primi giri perché a Monaco è sempre difficile sorpassare, però devo inventarmi qualcosa per cercare di arrivare almeno tra i primi 5 e oh, ragazzi, abbandono e ripartecipo, arrivo. Dai, Davidino è assicuro. morto del tutto. L'abbiamo perso. Piccola aneddota, ragazzi. Mentre stavamo giocando, Vai, siccome vai. Davidino non ha una connessione decente, giocava col telefono, no? Gli si è spento il Sì. telefono ed è crashato. Ah, Tranquilli, ecco perché è allora. crashato È allora. bella quella. Mi piace la storia lì. Vabbè, ce la farò prima di Madonna. mezzanotte, ragazzi, andare a letto. Dove ero arrivato adesso? Al casino che l'hai Che hai rotto perché persa. sei scarso. Minchia, appena lì. Ah, bravo Albi. Grazie, mi ascolti qualche volta, grazie. E ho rotto l'alettone 3 volte in pista, però l'ultima volta non mi sono fermato perché, vabbè, gli ultimi giri. L'ho rotto 3 volte andando 2 volte su tinaglia, perché laggava, lo vedevo avanti, indietro, avanti, indietro. E poi ho deciso di sorpassare, non so se avete visto il sorpasso alla chicane del Porto. Sì. E Sì. lì ho, come va, ci ho provato, è andata bene. E poi l'ho rotto, non mi ricordo dove, vabbè, e niente. È già tanto che sono arrivato quarto, sono soddisfatto, però avevo il passo. Secondo me, dato che sono arrivato a boh, 12-10 secondi da Predator, perché vabbè, le gomme erano consumate, almeno la terza posizione. Perché mi sono fermato anche una volta in più, però vabbè. Monaco, la pista che attendevo di più, però è andata male in qualifica e la pista, cioè male in qualifica a Monaco, in gara è dura e vabbè, aspetteremo il Canada, dai, Eh sì. speriamo bene. Mi dispiace ancora per Pain e Miki Italia, che mi dispiace veramente. Chiedo scusa, Hanno in fatto il Canada tifo per proverò a te durante rifarmi, la corsa. Eri il dai. pilota più seguito della corsa. Gli chiedo scusa veramente, cioè, mi dispiace. Vabbè. Io, Igor, direi prima di chiudere di fare un'ultima domanda a TST Hamilton. Ci senti? Ci senti, Sam? Almeno, ti volevo chiedere un giudizio sulla gara, perché abbiamo visto che avevi fatto una gran qualifica, eri nelle prime posizioni, poi hai avuto l'incidente, diciamo. Sai che non lo sento. Mi sa che Vai. devo ritirare. No, sto dicendo, la qualifica non è stata grandiosa, ma sia per me che per Andrea, perché secondo me avevamo qualche decimo in più da andare a prendere, però questa pista è un po' così, no? Però poi fai la gara, usi la testa, no? Perché io penso fino a quel punto lì stavo facendo una gara perfetta, perché Andrea già potevo entrare nella prima curva perché è andato un pochettino più lungo di me sulla frenata. Poi ho detto, vabbè, lui ha un passo molto più, con un paio di decimi in più, un decimo in più. Ho detto, vabbè, lascio lui davanti.
Tanto, cioè, voglio dire, va più veloce di me, non ha senso tenerlo dietro, no? Almeno, perlomeno qualcuno che potrebbe magari dar fastidio ad Albi, no? Poi ho visto, facciamo, dov'era, le piscine, no, la chicane dopo il tunnel, facciamo la chicane dopo il tunnel, e vedo una Ferrari ferma sulla sinistra, fa passare Albi, fa passare Andrea, ho detto, va che tempo di dire, va che bravo, questo qua riparte davanti a me. Riparte davanti a me. E io cosa devo fare lì? Io devo buttare la macchina lì. Cioè io la macchina la devo buttare. La butto alla prima sinistra veloce, tiro sulle marce. Ho pensato, tanto lì c'è lo spazietto, si ferma. Infatti lui è andato nello spazietto, poi è andato ancora a mezzo alla strada. E lì io gli sono andato addosso, ho rotto tutto. Cioè, quindi non è che è stato un ritiro. Voglio dire, potevo sperare anche in una safety car se avessi rotto l'ala, no? Ho rotto tutto. Non c'avevo più la ruota. Cioè io non so cosa devo fare. E onestamente a questo punto un pochettino di giramento di coglioni ce l'ho, sono veramente amareggiato, incazzato abbastanza, perché ora, con tutta umiltà, cioè non è per fare lo sborone, però in questa gara, vedendo il passo, il podio era già scritto. Ovviamente poi bisogna vedere anche gli errori, si fa un incidente, eccetera, però il passo, vedendo il passo, non c'era per nessuno, il podio era già scritto. È un Io sono peccato, secondo fuori, me. zero Potevi arrivare punti. anche secondo, potevi arrivare se magari mi facevi un bel undercut e poi mi tenevi dietro, potevi anche arrivare Ma io secondo. avevo una strategia, ieri la dicevo ad Omar, io avevo la strategia anche su Albi. Lui stesso l'aveva usata una volta su di me, però io ho pensato non la userà adesso perché c'è Andrea. L'idea era quella di rientrare qualche giro prima e No, metterla poi con soft. me, Sam, con me, Albi, quel drive-thru potevi vincere. Ecco, finita così, zero punti per l'ennesima gara, senza un compagno di scuderia che si presenta neanche alle gare, con ultimi come scuderia siamo ultimi. Continuo a me, ripeto, a un certo punto oggi dopo la gara pensavo a me di fare un reclamo, non mi interessa, non me ne frega niente, cioè io non lo aprirò il reclamo perché tanto non mi risolverà il problema di questa gara, comunque zero punti sono e zero punti rimarranno e mi ritrovo sempre il lunedì a correre la mini sfida e correrò la mini sfida, mentre io non so cosa ha fatto Vispaccio, cosa ha fatto Vispaccio. Mi sembra No, nono l'ultimo decimo. posto. Cioè, è arrivato Lo ultimo dei classificati. screen Lui ha e fatto ultimo dei punti. Giusto piloti. per farvi capire, lui ha fatto punti, io no. Quindi, fidate i vostri conti. Io quello che ho da commentare, ho commentato. Io, Igos, direi che siamo arrivati Abbiamo una domanda decimi. dalla chat. Ah, vai, vai. Io aprirei anche un televoto per questa domanda. Ci scrive sempre Airbus01. Una domanda alla regia, preferite l'Albania o la Turchia? Albania o la Turchia? Quelli che preferiamo suora Pia. Ma io avrei una domanda io per lui, ma dove le compra le droghe? Perché a questo punto sarei interessato, perché ovviamente scherzo. Ragazzi, stai un po' disagiando adesso, direi di... Chiudi la live, stacca, 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 stacca. Sennò questo qua ti inventa la domanda del secolo adesso. Te ne invento un'altra. Io direi che siamo arrivati al momento dei saluti. Ricordo che domani sera ci sarà la simulation e il giovedì, quindi dopodomani, ci sarà la Academy. Faccio i complimenti a tutti i piloti per la gara di stasera e direi che possiamo salutare chi ci ha seguito da casa. Se non l'hai già fatto in gara, magari ricordiamo anche il nostro sito, il nostro canale YouTube, Ah, Nicola. esatto, ricordiamo il sito che è tstf1racing.forumfree.it e il canale YouTube che è tstf1racing. Ecco, Rinnovo i complimenti a tutti i piloti, rinnovo i saluti a tutti gli amici di Twitch che ci hanno seguito in diretta e ci hanno scritto e chiudiamo con la perla di Airbus. Con l'età aumenta la durata, ma diminuisce la durezza. E con questo auguro una buona notte a tutti.